Buon pomeriggio, Lorenzo Micheli, siamo davanti alla sede del progetto Comunità Aperta, dove insomma ormai è già 2 giorni sul giornale che imperversa questa polemica dello striscione. Peraltro sei proprio davanti dove è stato messo questo striscione. Avevi detto che vo avevi voglia di dire qualcosa in merito a questa vicenda, quindi i microfoni sono aperti. Vabbè, innanzitutto grazie Nando, grazie anche alla Valentina che non è qui, ma è come se ci fosse. Nulla, è l'ennesima riprova che qui ormai siamo precipitati in una spirale securitaria, per cui qualsiasi atto, qualsiasi gesto che non sia perfettamente in linea con quello che è ritenuto il modo vero di pensare del governo, il vero modo di pensare delle amministrazioni comunali, e parlo di amministrazioni comunali per non essere frainteso, deve essere in qualche modo silenziato. Ora tutti conoscono Nando, tutti conoscono la Valentina, tutti conoscono il PCA, tutti conoscono il gruppo SIMS di cui io ho l'onore di essere nel consiglio direttivo. E io dico Carola una di noi, perché una di noi? Perché qui non è questione della politica, la gente ha paura di questo termine, la politica, fate politica. Carola è una ragazza di 32 anni, una ragazza che ha fatto soltanto quello che è un atto di pura umanità. Ora il problema qual è? Che siccome c'è gente che su queste falsità che vengono raccontate dai giornalisti, dalle reti televisive, che siamo invasi, che c'è una vera e propria invasione, costruisce le sue fortune, il risultato finale è molto chiaro e molto semplice. Quello che è un puro gesto umanitario e quello che è per Nando, per la Valentina, ma anche per altri, un puro gesto di rispetto e di solidarietà deve essere in qualche modo stroncato e silenziato. Vorrei però ricordare una cosa, visto che sono nel gruppo SIMS, che mi pare che il comune di Pietrasanta sia in ritardo con il pagamento delle quote che a lui spettano. Per un'attività così importante, un'attività di contrasto alle tossicodipendenze, di contrasto alle dipendenze più in generale, che deve vederci veramente tutti uniti, ma non uniti in maniera generica, uniti per combattere questo fenomeno. Nando lo fa, la Valentina lo fa, io molto meno, se non ogni tanto dare un contributo a questi due validi operatori che io chiamo dei veri e propri operatori da strada. Sarebbe bene che lo facessero anche le amministrazioni comunali prima di esercitare delle forme di censura. Vi ringrazio tutti.